Noi siamo nati e cresciuti a Civenna Bellagio sul lago di Como, a circa 7-8 chilometri dalla chiesetta del Ghisallo, al passo del Ghisallo, famoso per i corridori in bicicletta, per il Giro d'Italia, il Giro Lombardia, dove io da piccolo con la mia biciclettina da corsa aspettavo quando passavano questi personaggi a fare allenamento. Mi mettevo in coda da Civenna fino alla chiesetta del Ghisallo, che erano 3 chilometri, e riuscivo a tenere il loro passo. Poi dopo sono finito in questo rifugio dal Don Ermelindo, che era il cappellano del Ghisallo, a essere poi sposati da lui. Il giorno del nostro matrimonio, che risale 57 anni or sono. Oggi ho la fortuna, il privilegio di appoggiare i mechapet, come dicono a Milano, sulla macchina che papà e mamma mi regalarono, che io mi sposai e utilizzai all'inizio della mia carriera, che è la Giulietta SZ, una vettura costruita, voluta dall'Alfa Romeo appositamente per i clienti sportivi che avessero avuto le velleità di fare delle competizioni, delle corse. Zagato, in collaborazione con la casa del Portello, su un telaio Giulietta, fecero questa macchina in alluminio per renderla più leggera, una macchina assai rigida, perché nelle corse allora ci voleva la rigidità, perché i materiali erano poveri, e così feci il debutto in una gara vera nel Giro della Sardegna e ebbi la fortuna di vincere la categoria GT e diedi l'opportunità alla scuderia Jolly Club, il cui patron era Mario Angiolini, di vincere il trofeo FIA, che era il trofeo ambito di tutte le scuderie. Mi inviarono un assegno congruo per la prestazione fatta, laddove il giorno dopo Mario Angiolini mi telefonò che per errore avevano inviato l'assegno, ma non a loro, ma io, siccome c'era scritto Arturo Merzario, ho pensato bene di rimarcare le mie esigenze di aver vinto, e di conseguenza l'assegno me lo sono tenuto. E lì si interruppe subito sul nascere il rapporto con la Jolly Club. Il posto perso, le attenzioni perse alla Jolly Club sono state subito ripagate, dato il mio piede destro, divenni pilota ufficiale Abarth. Mi resi conto che Carlo Abarth, con l'invenzione della Sync Abarth 1003, costrinse l'Alfa Romeo a chiudere e a lasciare campo libero a Abarth. E allora io feci montare un gancio traino al posteriore della Giulietta SZ, su questa esattamente, e mi trainavo il carrello con sulla 1000 Abarth TC, dove poi io vinsi il primo settore del campionato europeo turismo, e così mi trovai poi a fare pilota ufficiale dell'Abarth per 5 anni, ingaggiato poi dal grande vecchio di Maranello, che è la Ferrari, e lasciata la Ferrari dopo 5 anni di militanza approdai all'Alfa Romeo, per cui vedi il mondo come è rotondo. Mi diedi a fare il costruttore. Ho costruito un po' di sport nazionali, delle Formule 2, delle Formule 3, fino alla Formula 1, che ci ho pure corso sopra. Chiuso l'attività della Formula 1 Merzario, e per il proseguio di 10 anni ho dovuto pagare debiti che avevo accumulato strada facendo. Però li ho pagati tutti, posso mandare a fare in culo chiunque e nessuno può dirmi niente. E alla vostra salute, adesso mi bevo un bel bicchiere di Beaujolais americano.